Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Oggi in studio i consiglieri regionali Giacomo Leonelli per il Partito Democratico e Emanuele Fiorini per la Lega, Lega Umbria. Eh, apriamo con l'attualità, attualità politica. Parto con il consigliere Leonelli che è anche segretario regionale del Partito Democratico in un momento in cui il partito si avvia ad un congresso, eh, ha tenuto una conferenza stampa qualche giorno fa e naturalmente le domande obbligate per i giornalisti erano sulle correnti PD. Lei ha risposto, lo cito perché la trovo simpatica come battuta, che non vuole fare la mortadella nel panino. Allora com'è? <ride> Eh, questa situazione interna al PD è il futuro del Partito Democratico dopo che anche il segretario Renzi ha annunciato eh, dei cambiamenti. Innanzitutto la Mortadella è, è buonissima, nel senso che è, è grande rispetto per la Mortadella adesso, però ehm, semplicemente ho detto tante cose in quella conferenza stampa, poi ha avuto risalto questa perché è una battuta di un giornalista che mi ha chiesto, dice ma lei si ricandiderà? a segretario perché noi andremo a congresso dice se chi andrà a segretario regionale allora io ho detto eh, se si tratta di costruire un progetto nuovo con una classe dirigente nuova che eh, si afferma e superiamo i vecchi schemi io posso anche essere a disposizione di fare la mortadella nel panino diciamo mh, non ne ho più voglia e cedo volentieri ad altri la, lo scettro insomma Mortadella nel panino significa chiaramente, è una battuta sì riferita allo stare un po' in mezzo, no come la mortadella tra due fette di pane, a stare in mezzo alle questioni correntizie del PD che imbrigliano spesso la nostra discussione, eh, portano all'allontanamento dei militanti, eh, creano dei disagi enormi nelle segreterie, io lo ricordo sempre: noi abbiamo otto comuni, in otto comuni sopra i 15.000 abitanti in Umbria. Perugia, Terni, Bastia, Gualdo, um, Tadino, eh, Todi, Castiglione del Lago, Spoleto. Insomma, abbiamo cambiato il segretario in corsa perché o si è dimesso o è stato dimissionato. Ora, non è pensabile che abbiamo tutti i segretari sommari, no? È una questione statistica. Per cui è evidente che spesso questi segretari, che erano persone di buona volontà, eh, che facevano questo, che esercitavano questo ruolo gratuitamente e chiaramente... Senza alcun scopo di carriera, a un certo punto hanno capito o hanno deciso che non era uh, più il caso andare avanti, perché era talmente opprimente questo gioco interno di tensioni che non lasciava spazio di agilità politica. Questo per dire che chiaramente rispetto al mio futuro, eh, eh, alla domanda appunto ti ricandideresti: dico: non, su questo tipo di, eh, su questo schema, che è stato uno schema per il quale insomma. Posso dire che a tre anni di istante è stato molto lavorante, molto stancante e molto complicato anche nell'esercizio dell'azione eh, politica proprio perché appunto siamo stati imbrigliati moltissimo in tensioni interne. Domanda su attualità e politica anche per Fiorini. La Lega ha tracciato una sorta di conferenza fine anno, forse inizio di questo nuovo. Un bilancio positivo, i dati e numeri sono... In crescita, parlo di, di tessere, di voti, insomma, cose concrete su cui avete fatto un vostro bilancio. Non mancano comunque anche critiche al modo di fare opposizione. Qualcuno dice anche che la Lega si sta avvicinando al Movimento 5 Stelle. Insomma, cosa succede nella opposizione? Del palazzo. E poi anche sentiremo poi, anche poi, Leonelli poi, che ha detto di essere informato. Certamente. Si cioè, può anche replicare Leonelli, perché è lui che ha lanciato la cosa che la Lega si avvicina al Movimento 5 stelle. Allora la, poi sentiremo anche messa, eh, se eh, sentiremo anche, anche leonelli. leonelli. No, la Lega allora, per quanto riguarda il bilancio del 2016 è stato un ottimo anno. Indubbiamente le amministrative eh, dove abbiamo corso, oh, soprattutto sulla provincia di Terna hanno portato un buon risultato. Un assessore Amelia. Un consigliere comunale a Monte Castilli, Monte Castilli che è un comune di 5.200 abitanti completamente rosso, la Lega riesce a fare il 13%, un ottimo risultato. Un ottimo risultato secondo me è scaturito dal fatto che è gente comunque nuova. che non che non ha eh, corso per la poltrona, ma ha corso per gli interessi della, del Paese e della popolazione. Dunque è stato, questo è stato un messaggio che eh, i cittadini hanno percepito e questa è stata una grande forza che ci ha portato poi a ottenere il risultato. Per quanto riguarda ehm, il Consiglio regionale stanno accadendo delle cose, a mio avviso, che vanno un attimino... Ehm, riaggiustate, risistemate eh, nelle opposizioni perché qualcuno si sta, diciamo, sta perdendo colpi e questo non è che ci ha fatto avvicinare al Movimento 5 Stelle, ma il Movimento 5 Stelle e la Lega su alcuni punti, eh, su alcuni temi eh, politici sono vicini e automaticamente è normale che scattano magari delle votazioni uguali, questo eh, lo sottolineo a Leonelli. <ride> e, come abbiamo potuto vedere per le modifiche del regolamento c'è stato uno scontro proprio in aula fra il centro, nel centrodestra che adesso dobbiamo un attimino capire cosa sta succedendo e approfondire perché come dicevo, sottolineo, la Lega è pronta anche a fare opposizione a Marini anche da sola. Io vorrei capire se però Leonelli è stato sobillatore di una crisi interna invece no, al centro-destra no, allora, no, perché livelli, no, sta emergendo un qualcosa e vorrei no, far capire a chi ci segue. Eh, ho rilevato che nella stragrande maggioranza delle votazioni eh, il voto del movimento 5 Stelle e della Lega Nord è lo stesso, cioè diciamo c'è una grande. Eh, Sinergia nel, nell'esercizio dell'azione politica. Insomma, Questo, questo l'ho rilevato, ma non è che l'ho rilevato io. Basta che prendete i dati delle votazioni che affrontiamo a consiglio regionale: eh, quando si astiene uno, spesso si astiene l'altro, quando votano uno, spesso votano l'altro, quando cioè, vota favorevole uno, spesso vota favorevole l'altro. Dopodiché insomma, è semplicemente una constatazione. Poi è chiaro che noi abbiamo di fatto eh, l'emerge di un'opposizione che non è. Eh, Coesa anche perché vabbè, il Movimento 5 Stelle era fuori dalla coalizione, insomma, era una, un altro partito, una terza. una, terza. una seconda opposizione. Mi sembra di percepire che c'è una parte del, dell'opposizione che è sicuramente dialogante e, e ragionevole, magari prova a essere più costruttiva, come per esempio no, ha fatto anche ieri il, il, il consigliere Ricci sul tema appunto, della legge post-sisma. Ehm, c'è una parte eh, un po' più diciamo, a tendenza variabile che è un po' quella rappresentata da Forza Italia e, e Fratelli d'Italia e c'è una parte che è sicuramente la più eh, diciamo, oltranzista eh, che è quella chiaramente della Lega del e 5 Stelle che spesso si ritrovano appunto in questa linea di rottura eh, sempre insieme. questo, semplicemente era la valutazione. È che... corrisponde questo quadro? In parte, sì, in parte sì, perché, perché l'opposizione realmente è fatta dalla Lega e dai 5 Stelle, e anche Leonelli rimane un po' sbalordito da quello che accade nelle votazioni a volte simili, uguali scusate, tra il movimento 5 Stelle e Lega perché non ha mai assistito negli anni precedenti a una vera opposizione. Perché secondo Lonelli, me non c'è Manco stava il Consiglio Regionale: dalla televisione, dalla televisione. Però... Va bene, va bene Fiorini. Eh, ho dato molto spazio all'attualità, alla politica in senso stretto, ci sono molti altri temi di cui vorrei parlare. Allora uno, restiamo proprio a <coughs> ieri praticamente, eh, da una sorta di psicosi che è nata per i casi di meningite verificatisi sul territorio italiano, non in Umbria, chiariamolo subito, eh, si è cominciato a parlare del vaccino. Ci sono due tipi di, eh, di meningococco, il B e il C, uno gratuito, l'altro no. Entrambi i consiglieri, che casualmente oggi sono seduti su queste poltrone, hanno portato avanti questo discorso eh, a loro modo. Eh, in aula se ne è appena parlato, Leonelli eh, chiede che le vaccinazioni siano gratuite anche per il melingococco di tipo B, che è più recente come acquisizione, come protocollo sanitario per capirci. E quindi questo è l'intendimento. Poi so che anche Fiorini ha una mozione sua che ha discusso con l'assessore alla sanità. Quindi ad entrambi la stessa domanda su questo argomento: cosa fa la regione Umbria? Ma dunque, allora io ho fatto un'interrogazione eh, e non è, è un caso, proprio perché eh, l'interrogazione è un atto innanzitutto conoscitivo, cioè io voglio capire anche un po' quella che è la, la realtà delle cose, e, e, e ho detto che presentavo quest'atto. Sapendo che già c'era un atto in corso di Fiorini che aveva depositato, ma non era stato discusso, io ho detto subito che sono anche disponibile a, a trovare una sintesi con, con l'opposizione su questi temi, cioè non, sul tema della salute, sul tema delle, dei vaccini. Non è, non è un, per me un problema diciamo, ecco, votare lo stesso modo della Lega. Ecco, lo voglio dire, in maniera, quindi. L'ho letto subito, tanto che io non ho fatto una mozione contrapposta alla sua, ho fatto un'interrogazione, poi eventualmente per arrivare ad un, un atto unitario. Eh, il tema, l'ha detto lei, è semplice. C'è eh, due tipi di, di fatto, i ceppi diciamo, più importanti sono meningococco C e B, che poi danno oh, corso alla meningite. Non è un tema di psicosi, anche qui io oh, insomma, ho scritto alcune cose, ma non, non, non c'è nessun allarmismo, non va fatta allarmismo. Non è, un tema che va fa non è allarmismo meno, il tema non è allarmismo meno. E capire perché in Umbria, al contrario di altre sei regioni, se tu vuoi vaccinare tuo figlio per il meningococco B, lo paghi, lo paghi profumatamente. Questo è il punto. Cioè, è capire se è possibile anche nella nostra regione accedere gratuitamente, come succede in altre regioni, al vaccino per il meningococco di tipo B. No, non è legata all'allarmismo, o meglio, sicuramente in questi giorni è venuto fuori il tema, ma non è che la mia proposta è quella di far accedere gratuitamente ai cittadini. Umbria al vaccino per il meningococcò B perché se no si diffonde la malattia? È semplicemente perché è giusto che anche in Umbria, come in altre regioni, i cittadini che decidono di, di, di accedere al, al vaccino per il B lo possano fare gratuitamente senza oneri che sono molto gravosi. Perché con i costi che sono quelli che tutti conosciamo, rischiamo che una famiglia eh, più debole, magari non potendoselo permettere, volendolo fare, evita di farlo e alla fine, eh, purtroppo, non ha questa, questa opportunità. Poi, per il resto, il, la risposta dell'assessore è stata chiara, ci dice che molto probabilmente sarà nel piano nazionale dei vaccini. Io dico bene, perché in questo caso chiaramente le, le, gli oneri si li lo Stato e noi abbiamo chiaramente risorse anche per fare altro. Eh, però dobbiamo vigilare, cioè a me, se lo fa lo Stato, se lo fa l'Europa, se lo fa la Regione, a me non cambia. L'importante è che i cittadini umbri, chi o meglio chi tra i cittadini umbri appunto voglia accedere a questo tipo di profilassi possa farlo gratuitamente perché i costi sono troppo elevati e vedo diffusamente la volontà magari di poter accedere ma eh, non, non se lo possono permettere tanti cittadini Allora Fiorini su questo c'è un accordo per forza perché lei ha presentato come gruppo della Lega una mozione che chiede in sostanza la stessa cosa cioè l'introduzione gratuita del vaccino Allora sì, allora, innanzitutto la mozione mh, è stata presentata un anno fa non è stata portata in consiglio come bene Vi dico, potete mh, ricordare per il fatto che prima l'assessore dentro poi l'assessore fuori l'assessore la sanità, era un altro ma c'era un, un, un altro ma c'era dai <ride> c'era l'assessore della sanità, ha fatto sei mesi Bartolini Bartolini, c'erano altre deleghe e comunque poi dai tre mesi dentro fuori il consiglio veniva fatto, molte emozioni venivano discusse è andata avanti in un circo che più volte definì un circo, che non ha portato secondo me a una discussione di, una, di un problema veramente serio. Concordo su alcuni aspetti, Ronelli, e li puntualizzo anch'io, nel senso che non bisogna guardare di fronte a queste problematiche il colore politico, ma vanno affrontati. La mozione chiedeva, oltre all'introduzione del vaccino per le fasce per i nuovi nati, del meningococco B ma anche per quelle persone che volevano praticamente eh, vaccinarsi perché il vaccino per il meningococco B costa 80 euro sotto i due anni si fanno tre richiami, sopra i due anni due richiami una famiglia, come ricordava anche Lonelli, debole, non c'erano forze economiche rischia di non vaccinare il proprio figlio ma questo... Oh, vado oltre che poi l'ha spiegato anche Leonelli comunque questo è stato un po' il, eh, il trauma che abbiamo subito con questa mozione ma ieri siamo arrivati a un accordo, un accordo con l'assessore dove diciamo la con, la la maggioranza, maggioranza, la maggioranza, con la maggioranza con la maggioranza con la maggioranza un accordo allora, sì, rappresentato dall'assessore da Barberini da e da, da Capolupo. Leonelli capogruppo <ride> comunque a no, un, un accordo che diciamo che eh, le vaccinazioni previste dal piano nazionale, che io ce l'ho qua, e sono previste per i nuovi nati, però i nuovi nati, ok, ma quelli che oggi, che hanno 30 anni, 20 anni, non hanno mai fatto il vaccino in Glocco chiediamo di trovare una soluzione insieme tecnicamente poi mettiamo, riformuliamo la mozione eh, abbiano la possibilità di accedere gratuitamente perché è importante perché è vero non c'è allarmismo anche se qualche caso c'è stato in energie non vi però è un po' dal mio punto di vista dubbiosa la situazione ma la Toscana tutte le regioni intorno a noi ci cioè, hanno avuto diversi casi anche gravi Toscana circa 45-46 casi non, non so pochi e dobbiamo prevenire, prevenire è meglio di curare, dal mio punto di vista, e credo anche dal punto di vista de, della maggioranza e questo ci ha portato praticamente a attuare questo accordo con la maggioranza, come dicevo prima, per riformulare e inserire eh, sul piano diciamo, vaccinale regionale anche la possibilità di introdurlo gratuitamente per chi, come chiedevamo nella mozione, per chi vuole, perché non è che lo mettiamo obbligatoriamente, ma chi vuole eh, se lo può fare gratuitamente e in base comunque alle fasce di reddito. Questo anche è anche importante. Direi, a proposito invece di vaccini obbligatori, parliamo di un'altra cosa, ma senza uscire da questa strada. C'è invece un atto di cui lei è primo firmatario, se non sbaglio, che è una proposta di legge invece, che riguarda la vaccinazione dei bambini per essere ammessi in asilo. Ecco, questo invece punta alla prevenzione. Non stiamo più parlando di meningite, parliamo di vaccinazioni per i bimbi che devono entrare in asilo. Quindi vaccinazioni che i bimbi devono fare proprio devono avere una certificazione. Sì, C'è una premessa che va fatta. Che eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità prescrive come soglia diciamo limite per i vaccini il 95%. Cioè loro dicono che il 95% della popolazione se il 95% della popolazione è vaccinato. Uh, I problemi, sì, i problemi sì, di, di quelle malattie, eh, no, le malattie, non la, 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 appunto il morbillo, ma appunto la, le, le vecchie malattie, quindi diciamo la difterite, tutto, sì. tutto quel, sono uh, di fatto uh, azzerati, comunque sia. L'Umbria, grazie anche a una campagna mediatica che è stata messa in campo un po' in tutta tutt Italia, è scesa dal 95, era quasi 96, al 93%. Questo comporta il fatto che siamo sotto soglia e che se non recuperiamo appunto oh, questo margine, il rischio di trasmissione di malattie che si consideravano debellate può tornare, eh, può tornare eh, purtroppo oh, a, a presentarsi. Allora, la proposta che non è una proposta, diciamo oh, così, eh, tirata fuori dal cilindro, è eh, semplicemente... Una proposta che per esempio nella regione Emilia è stata fatta, è stata approvata, è, è quella di eh, far sì che negli asili, chiaramente criterio di accesso agli asili, siano eh, il presentare le, le vaccinazioni obbligatorie, i certificati di vaccinazione obbligatorie. Questo Molti questo dicono... A tutela dei bambini. I bambini soprattutto, ma tutela, a tutela di tutti. Molti dicono che eh, è un atto illiberale. Io non sono d'accordo. È un atto che invece vuole portare ad un livello di garanzia della salute pubblica più elevato, perché c'è un problema, che chiaramente meno sono i bambini vaccinati, più è alto il rischio di trasmissione, perché non dimentichiamo che ci sono anche dei bambini che purtroppo per motivi medici non sono vaccinabili, perché sono magari soggetti a, a, ad alcune patologie che non, non possono essere vaccinati. E chiaramente più sono quelli che non sono stati vaccinati, più è alto per loro il rischio di contagio. Per cui io penso sia una proposta di civiltà. Eh, su questo era un qualcosa che fino a poco tempo fa diciamo, nessuno aveva sollecitato, anche grazie a una campagna mediatica rispetto alla quale io ovviamente ho molte perplessità, eh, le famiglie tendono a non vaccinare, o meglio, tendono di più a non vaccinare i propri figli e questo comporta una diminuzione delle, dei vaccinati. Eh, dei bambini vaccinati con, con quel rischio. L'idea è quella appunto di eh, riportare più alta la soglia dei bambini vaccinati per eh, una maggior garanzia di salute complessiva e anche di tutela eh, di tutti, insomma, in particolare di quelli che non possono essere vaccinati. Bene, ehm, cambio argomento perché i minuti passano. Eh, noto che entrambi siete, avete diverse cose che vi accomunano consiglieri oggi. Intanto sono i due più giovani dell'Assemblea legislativa, come dato proprio anagrafico, come età. Poi entrambi fate parte e Leonelli ne è eh, presidente della commissione che io semplifico antimafia, però insomma non è che si tratta solo di un'osservazione sull'antimafia ma anche criminalità organizzata, sicurezza, qualità della vita. Anche Fiorini è membro di questa commissione, sento prima lei, poi il Presidente per sapere la posizione della Lega eh, su questo tema, su questo altro tema molto sentito da tutti quanti, quello della criminalità in Umbria. Sì, eh, no, questa è, è fa sicuramente una commissione molto importante. Uh, abbiamo fatto diversi incontri e soprattutto è stata fatta un'audizione perché è un tema che va affrontato seriamente e che è stato quello uh, ascoltando l'associazione IMAC, sì. IMAC eh, e eh, degli istituti bancari perché le banche oggi sono un'altra criticità per il tessuto sociale non è tollerabile io in quella commissione lo dico lo definito strozzini legalizzati questo dal mio punto di vista è reale come cosa perché dal momento che un cittadino comune arriva in banca e chiede un prestito personale la banca automaticamente lo fa accedere al credito tramite finanziaria cioè questo non è che chiude il cittadino ma che complica la situazione perché i tassi automaticamente diventano molto più alti va vigilato su questo L'antimafia, noi abbiamo un problema serio a Terni, il Carcere Terni, eh, che qui dovremmo portare la situazione anche in Commissione. Eh, il carcere de, da casa circondariale è diventato un carcere di massima sicurezza da 41 bis e abbiamo circa 250 detenuti da, 41, da 410 bis e da 41 bis scusate, e automaticamente ci sono, si sono avvicinate tutte le varie famiglie. Eh, All'interno della conca ternana c'è un discreto problema che va affrontato e trovato un modo per combatterlo. I lavori lì mh, dobbiamo oh, continuare questa commissione a mio avviso e eh, anzi um, aumentare magari il lavoro anche se è difficile perché comunque questo lo riconosco, eh, le commissioni sono tante, le cose da fare sono tantissime, però un impegno maggiore è che questi sono i temi secondo me più caldi più importanti soprattutto per la, la società ma soprattutto eh, focalizzare come prima sulle banche perché non è possibile come anche terremotate di Norcia che possono sospendere il mutuo per 12 mesi e si ritrovano praticamente a pagare 2300 euro di pratica tra cui gli interessi no? però eh, cioè, eh, signori miei questi istituti vanno controllati le banche vanno controllate le banche non possono dettare la legge le leggi. le leggi le dobbiamo dettare noi, dobbiamo iniziare lì anche un attimo a puntualizzare le situazioni, vero non è solo un tema regionale, non può partire da una regione ma deve essere una cosa a livello nazionale ma intanto noi possiamo fare carico di questo problema e sollevarli a livello nazionale e fare una, 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 una grande, una grossa battaglia. Giacomo Lonelli è presidente della commissione di cui parlavamo poco fa e tra l'altro volevo sottolineare che l'Umbria è la prima regione che si è dotata proprio di un osservatorio specifico su questi eh, fenomeni. Allora, come procede questo tipo di attività? Anche immagino poi, eh, è, è naturale che non esce così alla luce del sole anche perché insomma parlate di questioni con eh, prefetti, con... Eh, no. L'osservatorio è stato istituito il mese scorso e ora deve partire questo mese di fatto, è una cosa che io ritengo molto importante perché insomma, nasce con la richiesta delle associazioni che chiaramente si occupano di eh, infiltrazioni di criminalità organizzata, eh, noi abbiamo voluto estendere la partecipazione non solo a loro che comunque individueranno il coordinatore, a, a tutte quelle figure che possono dare un contributo importante sul tema appunto della della infiltrazione di criminalità organizzata, quindi rappresentanti dei comuni, rappresentanti delle categorie economiche, rappresentanti dei sindacati eh, e rappresentanti anche del, del mondo bancario, perché quello a cui faceva riferimento Fiorini nasce come una eh, audizione del fondo antiusura. Però chiaramente in questa audizione è venuto fuori un, un, un panorama che, che, che poi dovremo affrontare e io ho chiesto per esempio di affrontarlo in prima commissione. Quindi ho chiesto al Presidente Smacchi di fare una commissione congiunta perché chiaramente in un momento in cui la crisi economica è stata feroce in Umbria come la stata negli ultimi anni e le banche hanno chiuso i rubinetti del credito, capite che chi invece aveva capitale liquido da investire ha avuto, ha avuto margini importanti. Per cui l'idea della Commissione è quella: la Commissione non è chiaramente, non si sostituisce la Polizia Giudiziaria o la Magistratura. Quello che però è importante è mantenere un faro puntato eh, alla massima potenza su, eh, sulla nostra regione e su quelli che appunto possono essere gli elementi di infiltrazione di criminalità organizzata. Anche perché tutti ci dicono, gli esperti, i magistrati. Eh, nonché chiaramente chi si occupa di questi temi, che il più grosso deterrente è l'attenzione. Se l'attenzione pubblica non c'è, eh, nel torbido chi, chi, chi vuole muoversi nel torbido meglio ha molti più margini. Per cui l'idea della Commissione è quella di eh, innanzitutto non aver paura di eh, scoprire le carte su quello che è successo in passato. Noi per esempio abbiamo chiesto alla Regione di farci... Eh, tutto il report degli appalti, o um, con um, al massimo ribasso o con l'offerta più vantaggiosa di tutto, di tutto il 2016, proprio per capire quello che è il panorama complessivo. Non perché c'è un giudizio in cui si ritiene che possa essere entrata eh, ovviamente chi non doveva entrare, ma proprio per capire quello che è il panorama complessivo. Cioè, più noi conosciamo, più la politica conosce, più l'opinione pubblica conosce quella che è la realtà delle cose e più è, è complicato per chi vuole invece inserirsi in maniera torbida a farlo. Fiorì, sottolineo una cosa che sicuramente eh, si ricorda, eh, in quell'audizione, perché io tiro fuori il discorso bancario, che in quell'audizione è emerso un dato terribile, che il 12% della popolazione, 12% a Terni e l'8, qualcosa a Perugia, eh, è il dato della popolazione... Si sì, eh, rivolge ad usurai. Sì. Eh, ragazzi, qui non è più tempo di, eh, diciamo, di scherzare, ma di intervenire seriamente. <coughs> Questi sono temi, come dicevamo prima, per la sanità: uguale è importante per il cittadino e ben venga um, un lavoro congiunto fra varie forze politiche di diverso colore, diverso colore. come per la sanità uguale che non c'è poi, non già stata progettazione, spero che riusciamo a fare anche questo, a progettare anche insieme, magari anche qui un impegno con Leonel, anche lavorare insieme sul discorso di cercare di abbassare le liste d'attesa. Lui è un ragazzo giovane come me, con più esperienza politica che da poco, però mh, per il bene comune cerchiamo di fare un lavoro che porti un risultato, che adesso è da cambiare registro, proprio a mio avviso. Bene, siamo in conclusione, sono emersi anche alcuni aspetti che non sempre fanno parte dell'agenda politica in senso stretto, grazie alla presenza dei due consiglieri regionali oggi presenti, eh, per il Partito Democratico Giacomo Leonelli, per la Lega Umbria naturalmente Emanuele Fiorini. Il tempo è scaduto purtroppo, grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.